Gentili signore e signori, buonasera, siamo nuovamente in diretta. Un attimo che sistemiamo un problema tecnico improvviso che è dovuto alla telecamera. Sono le 22:42, dicevo nuovamente in diretta per speciale spazio aperto, un po' un supplemento di questo pomeriggio perché vi diamo conto dell'editoriale di Giorgio Bongiovanni, editoriale che lo trovate tra qualche ora pubblicato anche su antimafia2000.com. Noi intanto ve lo diamo in esclusiva. Dunque, Napolitano conferma ai giudici di Palermo, la mafia voleva ricattare lo Stato. Vediamo di leggere in breve, perché è abbastanza corposo, vediamo di capire bene allora. Per cominciare è doveroso fare un appunto a tutti i giornali Zerbino, agli addetti ai lavori e a coloro che in cattiva fede hanno insultato i pubblici ministeri di Palermo per aver osato interrogare il Presidente della Repubblica al processo trattativa Stato-Mafia. Primo perché ricordiamo che è stato lo stesso Napolitano ad aver ragionevolmente accettato di testimoniare rispondendo a tutte le domande, anche se a parere nostro in maniera non del tutto soddisfacente. Al contrario di molte voci che si sono levate contro la citazione dei PM, l'udienza di ieri è stata fondamentale, se non altro per dimostrare all'opinione pubblica che il capo dello Stato è un cittadino come gli altri e come tale può, deve testimoniare a un processo qualora venisse chiamato in causa. Secondo, perché effettivamente Napolitano, qualora sapeva, della lettera ricevuta da Loris D'Ambrosio riferisce poco o nulla, sostenendo davanti ai PM che pur avendo considerato drammatiche le frasi scritte dall'ex consigliere del Quirinale, in quel momento storico ha ritenuto più importante convincerlo ad evitare le dimissioni piuttosto che chiarire perché D'Ambrosio si sentisse un ingenuo e utile scriba di cose utili a fungere da scudo per indicibili accordi. L'audizione del capo dello Stato entra però nel vivo quando il teste eccellente spiega che insieme a Scalfaro e Spadolino, scusate, Spadolini, allora presenti rispettivamente di Camera, Repubblica e Senato, Napolitano era perfettamente consapevole della gravissima situazione vissuta a cavallo delle bombe del 92 e 93. E quando Di Matteo chiede se la percezione fosse di un ricatto di Cosa Nostra nei confronti delle istituzioni, il capo dello Stato conferma, riconducendo le stragi, ha detto il PM titolare del processo trattativo intervistato per servizio pubblico, ad una strategia dell'ala corleonese di Cosa Nostra per porre lo Stato di fronte ad un out-out. Questa conferma smentisce definitivamente tutti quegli statisti che per 20 anni hanno detto di non sapere niente. La domanda però è un'altra. Chi ha parlato a Napolitano e presumibilmente ad altre personalità politiche del calibro di Scalfaro, Spadolini, Mancino, ex ministro dell'Interno, di una matrice corleonese così come della spaccatura tra tendenze contrapposte all'interno di Cosa Nostra? All'epoca nessuno ne era a conoscenza, neanche Gianni De Gennaro, ex capo della direzione investigativa antimafia. Così, mentre nei primi anni 90 giravano voci su una strategia violenta intrapresa da Riina e Provenzano di comune accordo, qualcuno passò un'informazione del tutto diversa alle massime cariche istituzionali. Questo qualcuno, altri non poteva essere che chi in quel momento all'interno dello Stato stava avviando una trattativa con due capi mafia corleonesi. E se Napolitano sapeva del ricatto, così come ha confermato di fronte alla Corte d'Assise di Palermo, non poteva ignorare quale fosse la posta in gioco. Le parole del Presidente, che ad ogni modo non ha mai pronunciato la parola trattativa, hanno aperto uno squarcio sulle tensioni registrate dal governo durante il biennio stragista, compreso il progetto di un attentato ordito contro lo stesso capo dello Stato insieme all'onorevole Spadolini, da ricollocare nello stesso quadro ricattatorio. Le parole dell'unico superstite
protagonista in questi fatti, Scalfaro e Spadolini sono ormai deceduti, segna un risultato storico a favore dei PM di Palermo nel primo faccia a faccia dopo che il presidente ha trascinato i magistrati dentro un incomprensibile conflitto di attribuzione sulle telefonate con Mancino, argomento tabù all'udienza di ieri, il cui contenuto però è lecito supporre fosse imbarazzante per immaginare per l'immagine del Colle se fosse trapelata un'eventuale disponibilità nei confronti dell'ex ministro imputato al processo trattative per falsa testimonianza o commenti poco opportuni sulla Procura di Palermo e sui suoi PM, per quanto irrilevanti ai fini del processo e delle indagini su dialoghi tra mafia e Stato. A nostro giudizio, però, il Presidente sa molto più di quello che ha detto, nonostante non si sia trincerato dietro il silenzio che ha contraddistinto le deposizioni degli statisti di qui sopra. Eppur vero che in qualche modo Napolitano ha rispettato un segreto di Stato che noi pensiamo si celi dietro le stragi del 92-93. Certo è che non è dato sapere se effettivamente il Presidente sappia, e se sì quanto, del segreto di Stato che con un colpo al cerchio e uno alla botte ha voluto rispettare pur fornendo ai magistrati della pubblica accusa importanti elementi da acquisire. Ma se finalmente venisse alla luce potrebbe liberare l'Italia da una vicenda tragica nel quale lo Stato stesso è profondamente colpevole. Ed è questa la cosa più drammatica e nauseante. In conclusione, pensiamo che la testimonianza del Capo dello Stato alla Corte d'Assise di Palermo sia stata una prova tangibile, tutta a favore della pubblica accusa, di fondamentale importanza ai fini di questo storico processo. Questo dunque l'editoriale di Antimafia 2000 scritto dal direttore Giorgio Bongiovanni. Ne abbiamo voluto darvi resoconto, darvi lettura. Io direi di chiudere qui questo supplemento di spazio aperto di oggi in studio a pianetaoggitv.net, Massimo Bonella, la regia centrale Rosario Moreno, che lascio la linea per il proseguo della programmazione. Gentili signore e signori, buonanotte.